Ignazio Moser resta in mutande, l'infortunio, Malgioglio lo medica e rimprovera Cecilia. Ignazio Moser resta in mutande al GF VIP, Malgioglio lo medica e richiama la Rodriguez. Ignazio Moser si cala i pantaloni e resta letteralmente in mutande. No, non c'entrano nulla atteggiamenti spinti o situazioni piccanti. Il ciclista ha fatto badabum al grande fratello VIP e si è tagliato sul ginocchio. Nulla di grave. Anzi, l'episodio ha destato ilarità nella casa. Ma tra risate e scherni quella sbucciatura doveva essere comunque medicata. A vestire i panni del dottore ci ha pensato Malgioglio, che non ha risparmiato una sgridata a Cecilia. Ma procediamo con ordine, Moser cade, non si è capito bene come, e giunge in salotto zoppicante. A quel punto si cala i pantaloni restando in slip per controllarsi la gamba ferita. Sedutosi sul divanetto a fianco dell'argentina viene raggiunto da Cristiano con dell'acqua ossigenata, ma l'atteggiamento della Rodriguez infastidisce il paroliere. Malgioglio medica, Cecilia bacia, Ignazio se la ride, piccoli infortuni e incidenti al GF VIP. Siamo rimasti a Moser lievemente ferito seduto sul divano, sostenuto dalla sua Cecilia e da Malgioglio che è pronto al medicamento. Il paroliere, provvisto di acqua ossigenata e cotone, è ben calato nelle vesti dell'infermiere e si sta apprestando a medicare. Peccato che la modella proprio in quel momento si faccia prendere la mano dalla tenerezza, baciando Ignazio e al contempo ostacolando il lavoro di Malgioglio che si infervora, amore. Se lo baci non posso fare niente, punto. Lo stizzito Cristiano poi aggiunge, questa bacia quello è lì col sangue e questa inizia a baciarlo. Moser se la ride come un po' tutta la combriccola che assiste al siparietto. Il cantante, dopo essersi infastidito, può proseguire il lavoro, il ciclista è disinfettato ed è prontamente rimesso in sesto. Cecilia e Ignazio, amore a gonfie vele al grande fratello VIP. La nuova coppia sbocciata sotto il tetto della casa più spiata d'Italia naviga a gonfie vele. Baci, carezze. Premure e tanto altro, insomma, i due piccioncini sembrano davvero fare sul serio e sembrano più invaghiti che mai. Ignazio, poche ore fa, ha addirittura confidato alla Rodriguez di temere molto un'uscita anticipata che lo lascerebbe per diversi giorni lontano dalla lei. Stanno correndo troppo o è un amore che brucia in fretta semplicemente per la grande passione che scorre tra i due?